Ben ritrovati al consueto appuntamento di Telearena con il vino Custozza. Anche questa sera vi porteremo in un locale veronese alla scoperta di una delle cantine aderenti al consorzio di tutela del vino Custozza DOC. Questa sera vi porteremo all'Osteria Dal Cavaliere in pieno centro storico per scoprire i vini di Monte del Fra della famiglia Bonomo. Andiamo a conoscere Antonella. Questa sera abbiamo deciso di preparare un menù speciale per la serata del vino Custozza e abbiamo pensato a una tartare di garronese veneta che viene accompagnata con una glassa al vino Custozza. Poi abbiamo dei ravioli ripieni di ricotta e rapa rossa che sono serviti su un letto di spinacino che è stato saltato sempre al vino Custozza, per poi concludere con un filetto di baccalà spadellato al vino Custozza servito su una polenta morbida con scaglie di tartufo nero della Lessinia. Il nostro è un locale che non è rivolto soltanto ai turisti ma anche al veronese e proprio per questa serata abbiamo deciso di preparare un menù ad hoc pensato con pietanze del posto oltre che appunto in abbinata al vino Custozza. Nel nostro locale si è soliti preparare piatti locali e tipici della cucina veronese e che cerchiamo sempre quando possiamo di accompagnarli anche ai vini del territorio, perché comunque Verona è una città piena di tantissimi vini da proporre. Qui con noi a raccontarci la storia del locale il proprietario Patrizio Violante. L'Osteria Dal Cavaliere nasce nel 2011 da un mio progetto, viene dedicato a mio padre, cavaliere del lavoro, ecco perché si chiama Osteria Dal Cavaliere. E in questi anni, grazie all'aiuto della mia famiglia, di mia sorella, di mio fratello, ci siamo evoluti nel menù, nei prodotti, fino a diventare anche un'osteria e un ristorante tipico di Verona, riconoscimento dato dal comune di Verona e in questi anni abbiamo creato la nostra ossatura che è la nostra clientela, seguendo una linea di prodotti di qualità abbinati al mondo del vino. Essendo un ristorante tipico, quindi rispettiamo in pieno i piatti della tradizione, che vanno dal bigolo all'asino, al bigolo all'anatra, dal risotto all'amarone, al filetto all'amarone, fino al baccalà. Questo è per darvi un piccolo assaggio del nostro menù. Silvia Bonomo della cantina Monte del Fra ci racconterà qualcosa di più della sua cantina e anche qualcosa dei vini in degustazione questa sera. La famiglia Bonomo è stata una delle prime a credere nella denominazione del Custozza. Papà e zio sono arrivati nel 58 e hanno iniziato a dar valore ad un territorio che oggi paesaggisticamente ci fa innamorare. In realtà il territorio del Custozza è un territorio di grande valore storico, fatto di guerre e di scelte coraggiose e di persone che hanno dovuto nel tempo sapersi interpretare e reinventare per esprimere nel bicchiere quello che oggi abbiamo, che è un vino molto versatile ma anche molto elegante. Questa sera abbiamo tre varianti del Custozza perché abbiamo una bollicina Brut, poi abbiamo il Custozza, il nostro classico, e la nostra stella che è il Custozza Superiore Cadelmagro. È un Custozza molto particolare, molto speciale, perché quest'anno dopo i 10 anni di 3 bicchieri Gambero Rosso ci ha permesso all'azienda di crescere con una stella, un premio speciale, e sono molto contenta di poterlo far assaggiare questa sera. È un Custozza Superiore, molto particolare perché rappresenta un Custozza di corpo ma allo stesso tempo molto fruttato ed è estremamente adattabile a tavola, mentre gli altri due è una fresca bollicina, quindi si chiama Scianco, è uno spumante Brut e lo consiglio sempre per un aperitivo ma anche una buona forchetta con della tartare per esempio, del pesce. E invece l'altro è il nostro Custozza classico, quello è il vino d'eccellenza per l'estate, ci piace sempre tutti i giorni. Con la recente modifica del disciplinare, il vino Custozza DOC perde la denominazione vino bianco D per dedicarsi sempre di più alla ricerca dell'alta qualità. L'appuntamento è per la prossima settimana, sempre in un altro bellissimo locale veronese con un'altra importante cantina.